Finalmente è iniziata la mia vacanza. Sono arrivata a casa di Mike Aurora e mi hanno detto che mi coccoleranno e vizieranno come non mai. Quindi non vedo l'ora. Sarà proprio una vacanza relax. Ciao, zia Nicole! Ci sei anche te, Aurora? Certo che ci sono anch'io, perché questa è casa mia. Eppure io ti ricordo che sono a casa da scuola. Quindi staremo insieme. Sei felice? Ti ricordo che questa è la mia vacanza e non intendo ricevere altri scherzi. Zia Nicole, ti ho detto di non preoccuparti. Sei ospite mia e di Laura. Puoi fare tutto quello che vuoi. Andare in piscina, giocare in giardino. Insomma, puoi fare tutto quello che ti pare. Sentite che voi suonate un telefono? Penso mi stia suonando il cellulare. L'avete visto per caso? No, papà, io non ce l'ho. Io non l'ho nemmeno visto. L'avrò lasciato dentro, fatemi andare a controllare. Ah, che bello, la mia vacanza inizia proprio nel migliore dei modi. E non so se iniziare a prendere il sole così, rilassarmi bene, oppure fare un bagno in piscina. Non so cosa fare delle due cose. Ho capito. Sì, lo so. Va bene, ho capito. Ma che sta facendo papà Mike? Lo vedo molto agitato nella chiamata. Ho capito, ma non sono molto esperto di macchine. Non so nemmeno dove sia il motore, se davanti o dietro. Se secondo me ti conviene chiamare un carro attrezzi. Potrebbe essere sicuramente più di aiuto rispetto a me. Ok, va bene, stai tranquilla. Cerco di arrivare il prima possibile, sì. Guarda come è agitato papà. Penso che è successo qualcosa di grave. Povero Mike. Guarda, ma che cosa gli sta succedendo? Va bene, dammi 2 minuti. Tempo di prepararmi, guarda, tempo di mettermi solo le scarpe e parto. Sì, ciao. Mamma mia, non ha pazienza nella vita. Adesso devo solo comunicarlo a zia Nicole. Zia Nicole, scusami, ma è successo un piccolo problema. Devo un attimino scappare da Laura. Come devi scappare da Laura? È successo un piccolo problema, mi ha chiamato e devo correre da lei. Però non ti preoccupare, tu continua a fare tutto come che fosse casa tua. Cioè, è vero, fai quello che vuoi. Sì, ma una domanda davvero, davvero importante. Te la porti via, Aurora, vero? No, io Aurora proprio non riesco a portarmela via, non saprei dove metterla. E stavo pensando di lasciarla, sai dove? Proprio qua a casa con te. Io e Aurora, zia Nicole, da sole, a casa, qui? Ma sì, stai tranquilla. Guarda, ieri l'ho portata al parco acquatico ed ha giocato tutto il giorno, quindi sicuramente è stanchissima. Lei si metterà in camera sua, giocherà un po' e non verrà nemmeno a romperti. Giusto, Aurora? Giustissimo, papà, perché io sono molto stanca e mi andrò a guardare un filmetto in camera, rilassata e tranquilla. Ah, se proprio vuoi, vabbè, lasciamela qua a casa con me. Sarà buonissima in camera. Giocherò, guarderò un film. Sarò tranquilla e non ti disturberò per niente. Beh, allora io vado. Ti ricordo che puoi fare come se fosse a casa tua. Tempo di andare a prendere Laura e la macchina che dice di aver distrutto e torno. Mi raccomando, divertitevi e soprattutto zia Nicole, rilassati. Ti vedo molto stressata ultimamente. Sì, rilassarmi, la vedo molto dura. Uffa. Aurora sta ancora dormendo, quindi questo per ora non è un problema. Però io averla qui e doverla controllare vuol dire che mi sono già rovinata
il primo giorno di vacanza. Leoncini, secondo voi ho fatto bene a lasciare Aurora da sola con zia Nicole? Sì, non mi sto preoccupando tanto di Aurora, ma di zia Nicole. Quella è una peste e ogni volta gli fa gli scherzi. Meglio che mi punti la sveglia sul cellulare, così magari ogni mezz'ora chiamo zia Nicole e sento com'è la situazione. Speriamo che almeno un'ora da sole riescano a starci, cavolo. Quindi prima che si svegli e si inventi qualche idea che si trasformerà in uno scherzo, io mi trasformerò nella babysitter più cattiva al mondo per 24 ore. Anzi, speriamo siano molto meno di 24 ore, perché non penso di riuscire a reggere una parte cattiva per così tanto tempo. Devo trovare un modo per svegliarla. Non sarà il classico risveglio da principessa, anzi, dimenticatelo quello. Sarà un bel risveglio da soldato. Con questa si sveglierà sicuramente. Guardatela, guardatela, vedete, la vedete? Guardatela come sta dormendo. Mi sembra un porcile e come prima cosa rifatti subito il letto. Ok, ok, non ti arrabbiare. Adesso la faccio subito la mia cameretta. Fammela sistemare un po'. Tiriamo su le coperte. Ecco, e vedi di fare tutto. Così si fa. Devo rimanere bella seria, altrimenti Aurora prenderà sicuramente il controllo della situazione e sapete cosa è in grado di fare? Sicuramente mi farà qualche scherzo, come quelli dell'altra volta. Oh, Leoncini, non ho capito cosa gli stava succedendo, perché zia Nicole, io stavo dormendo, vi ricordate? E poi zia Nicole era venuta qua e ha urlato e ha battuto quella pentola con la cosa tipo che si fa così. E poi mi è venuta adesso tutta male alla testa. Oh, devo solo sistemare il letto. So io come farmi passare male in testa. Se metto la nostra nuova canzone, mi basterà già tutto. La metto sulla televisione e la ballo e la canto. Perfetto, ho messo la nostra canzone. Adesso sono pronta a ballarla. Passano le ore, i minuti, tic-tac. E non vedo l'ora che arriva papà. La scuola è finita, l'estate arriverà per noi. Aurora e Mike, che combina qua. Il cuore batte forte, forte, forte. E non si ferma più, non si ferma più. Insieme a Mike e Aurora, sulle onde facciamo su e giù. Messa a volume così alto. Sicuramente sarà Aurora, devo andare a controllare. Ma cosa pensi? Ma pensi di essere in discoteca? Ma cosa stai facendo? No, però volevo ascoltare la mia canzone, perché lo sai che mi piace ascoltarla. Impara a farti il letto prima di cantare la canzone, hai capito? Sembra che l'ho fatto bene, però di solito la Laura me lo fa lei. Penso che a zia Nicole gli va bene così, perché io lo vedo proprio perfetto. Ora che l'ho finito e l'ho fatto, penso che è proprio l'ora della colazione, perché guardate il mio pancino quanto brontola, ha tanto fame. Zia Nicole, mi prepari una colazione tipo come me la prepara la Laura?
Tipo quando mi sveglio, ti dico cosa mi prepara la Laura. Tipo il latte, tipo quello con biberone che lo bevo, oppure con la tazza. O i biscotti, o quella affettata, tipo come si chiama? Non so tanto bene dirtela. Tutte quelle cose, tipo quelle che ti piacciono, perché guarda quanto sta brontolando il mio pancino. Brava Aurora, sapevo che mi mancava qualcosa, era la colazione. Ma vorrei dirti una cosa, dato che mi hai dato questa bellissima idea, perché non vai a prepararmela tu la colazione per una volta? Ma no, devi farla tu a me, io sono piccola, non so fare la colazione. Su, sbrigati dai, vai a prepararmela. Ma a proposito, hai finito di rifare il letto, vero? Sì, ho finito di fare il letto. Bene, dai dai, su, vai, vai, sbrigati, vai a prepararmi la colazione, ti aspetto qui io, Questo non è mai successo, perché Gianni Colli mi ha detto che dovevo prepararli io la colazione. Però sapete una cosa? Che sono io la bambina e quindi deve prepararla lei a me, non io a lei. Quindi leoncine, sapete cosa faccio? Prendo le merendine e le mangio di nascosto. Ho troppa fame, davvero? Fammi andare a controllare cosa sta facendo Aurora. Aurora, quanto manca? Se aspetti ancora un po', facci tempo a fare il pranzo insieme alla colazione. Io ho davvero troppa fame. Mi prepari qualcosa di buono con quelle tue manine? Per questa merendina devo mangiarla veloce, perché sennò zia Nicole si arrabbia e dice: quando è pronta la mia colazione? E devo finirla velocissimo. Fammi aprire un metto qua la carta. Adesso mi sente, ma dov'è finita? Aurora, dove sei finita? Ma... Leoncini, ma non sarà mica scappata, vero? Ma che cos'è questa risata? Aurora, ma cosa stai facendo qua sotto? Guardala, ma stai mangiando al posto di fare la colazione? No. C'è anche la carta per terra, come fai a dire no? Io attendo ancora il caffè. No. Sbrigati, Aurora? Non posso aspettare in eterno, Ho anch'io le mie cose da fare. Uffa, è proprio cattiva. Non ce la faccio più. Leoncini, iscrivetevi al canale e mettete tantissimi mi piace se volete che vi faccio uno scherzo diventissimo. Così impara. Fammi preparare questo caffè. Devo solo aprire... Mi serve una sedia. Fammi la mettere qua. Che ne ha preparato? Guardate, però c'è il sale, qui senza sale e lo zucchero. Ho capito cosa posso mettere. Il sale! Oh, come si apre? È durissimo. Ancora un po'. Adesso è pronto. Zia Nicole! Eccolo qua. Sì, Aurora, appoggialo pure sul tavolo, lo berrò dopo quando avrò un attimo di tempo. Penserò qua un po' di tempo. Sapete cosa faccio? Mi nascondo qua dietro e guardo quando beve. Non sta ancora bevendo. Ma guardali. Vabbè, ora è giunto il momento di bere il mio caffè. Ma che cos'è questo schifo? È salato! Di solito nel caffè ci va lo zucchero. Ma aspettate, ma chi me l'ha fatto questo caffè? Aurora mi ha messo il sale al posto dello zucchero! Io quella bambina la porto in collegio! Avete visto che l'ha fatta Zia Nicole? Ah sì? Adesso... Adesso ci penso io! Ti metti qua, così impari! Ti insegnerò io l'educazione! Dopo lo dico a papà Mike e la Laura, così le racconto tutto quello che mi hai fatto. Tranquilla, che tanto loro per ore non torneranno. Ora metterò alla TV un programma che i bambini odiano e Aurora, essendo legata, non potrà ribellarsi, dovrà guardarlo tutto. Ecco Aurora, buona visione. No, lasciami qui, perché questo programma è proprio una rottura. Mi fa schifo. Che mi sta chiamando? Papà Mike? Non rispondo. Farò finta di non sentire il telefono, così lui
Non saprà mai quello che sta succedendo. Oh, c'è un telefono che suona, dov'è? Dov'è? Allora, fammelo venire qua. Preso. È Laura, devo rispondere. Ciao Laura, io sono qua, zia Nicole mi ha legata e mi sta facendo guardare un programma bruttissimo dei bambini che odiano. Vieni da casa, subito, per favore. Ah, questa è proprio la vacanza che desideravo. Piscina, materassino, bevande fresche, relax e soprattutto, sentite, che bel silenzio. Ah, proprio nessun bambino che mi disturba. Aurora! Ma che fai qua così? Fammi slegare. Che ci fai qua così, Aurora? Grazie, papà, perché zia Nicole è proprio pazza. Mi ha trattato malissimo. Ah, sì? Tranquilla, Aurora. Ho già visto dov'è zia Nicole. È fuori in piscina che prende il sole. Però sai chi siamo io e te? Siamo i maghi degli scherzi. Quindi ho già un piccolo piano in mente. Vieni con me che gli facciamo un qualcosa davvero, davvero super. Leoncini, state pronti? Iscrivetevi al canale, perché quello che stiamo per fare è lo scherzo più bello che avete visto nel canale di Mike e Aurora. E della vita anche. E pure della vita, va bene. Andiamo, Auri. Andiamo, dai, papà. Ci penso io adesso. Dai, papà, adesso cosa dobbiamo fare? Aurora, guarda che cosa qua. Vedi? Si è incastrato in tasca. Aspetta. Ta-ta-ta. Lo sai che cos'è questo? Quello che punge. È uno stuzzicadente. Noi ora piano piano andiamo alle spalle di zia Nicole e gli buchiamo il materassino. Così lei sprofonderà nell'acqua. Papà, bellissima. Bella idea. Sì, però piano piano, dai. Fai piano. Penso stia dormendo. Vai, vai a bucare il materassino. Papà, non ci arrivo, fai tu. Dammi qua, faccio io. Aspetta, mi avvicino proprio tanto. Ok, ho paura. Ora sai cosa facciamo? Ci gustiamo la scena. Ci mettiamo sullo sdraio e guardiamo zia Nicole che sprofonda nell'acqua. Vieni, Auri. Ah, sono pronta a gustarmi la scena. Che sta facendo Aurora, Leoncini? Sta levando la scaletta dalla piscina. Ecco fatto. Così zia Nicole, quando vorrà uscire, non potrà uscire perché non ci sarà la scaletta in acqua. Wow, certo che Aurora, vieni, 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 vieni. Sei proprio malefica. Chi sarà chi hai preso a fare tutti questi scherzetti? Perché mi ha fatto tanti scherzetti, non si fa. In realtà di solito glieli fai tutti. Però quello che ti ha fatto lei oggi è stato davvero brutto. Sembrava, sai cosa? Una babysitter davvero cattiva. Sì. Aurora, guardala. Si sta bagnando tutta. Ha sempre funzionato. E la scaletta? Dov'è la scaletta? Non posso neanche uscire adesso. Ciao, ciao zia Nicole. E ora sarai tutto un giorno in piscina, fino a che non hai finito di dirmi scusa e finire di fare i mille scherzi. Leoncini, ci vediamo nel prossimo video. Oggi, anche oggi ho vinto io. Ciao. Grazie. Lo vedete anche voi? Davanti ai nostri occhi c'è il paradiso! Così possiamo andare su tutte le giostre. Io vorrei andare intanto su quello. Io sugli altri scontri. Io invece voglio andare sul saltarello, quello con le corde. Sì, così cadi senza testa. Dateci un taglio e comunque siete pronte? Una, due, tre! L'ultimo che arriva gonfiabile paga i giochi! Sì. Dove stanno andando adesso quelli lì? Ragazzi! Non mi sentono! Scusate! No! Questa è la Laura, cosa vuole? Laura, cosa vuoi? Stiamo andando a giocare!
giocare! Io voglio giocare, tu cosa vuoi fare? Sai quello che vuoi? Cosa vuoi? No, non si discute, andiamo subito a casa. Non so se vi ricordate anche voi, leoncini da casa, cosa hanno combinato nell'ultimo video. Ve lo lascio qua sotto. Per un giorno che non ci sono stata, hanno combinato un casino. Si sono creati una discoteca in casa mia. Ma vi sembra normale? E soprattutto, l'avete mai vista in giro da qualcuno? Forza, andiamo e non si discute, lo ripeto, andiamo a casa. Non si può mai fare niente qua, ogni sì, volta. Sì, infatti, ogni volta la Laura ci impedisce. Non si può fare niente. Dai ragazzi, forza, tutti in macchina. E andiamo pure con due macchine separate, una mia e una di Mike. Così non posso dimenticare, forza Aurora. Prima te che sei la più piccola e ti devo aiutare, su in macchina. E ti devi anche mettere la cintura, mi raccomando, è importante, forza. Sei protetto, vai in macchina con Mike. Io vado e tu con me, assolutamente. No. So che sei quella un po' più birichina tra tutte, litighi sempre. Dai anni punizione! Così ti sta bene. Per colpa tua saltiamo pure le giostre! Ma io non ho fatto niente! È la Laura che ha stoppato tutto! Ma che ha stoppato tutto? Guarda che ti ho sentito, ero qua vicino. Forza, mettiti la cintura. Vai direttamente a casa, senza passare da nessun'altra parte, chiaro? Forza, cintura, muoviti! Anzi, devi farmi passare perché io non ci arrivo, devi scendere. Mi sono dimenticata di questo piccolo particolare. Su ragazzi, sbrigatevi! Ma Laura, vi ho detto che andavamo subito a casa e invece siamo al supermercato. Allora, devo prendere giusto due cose e poi torniamo a casa, dai, forza, veloci! Dai ragazzi, non insistete, dobbiamo andare a fare la spesa. Se volete mangiare questa sera dobbiamo andare a fare la spesa, dimmi che poi la Laura se la prende con te. Ma quanti giochi che ci sono oggi! Laura, ma stai comprando dei giochi per noi? Calma, ti sto soltanto guardando. Non vi preoccupate, adesso cerco quello perfetto. Ma ascoltatemi bene, Diana. Ve lo comprerò soltanto se tutte e tre farete i compiti per domani. Senza litigare. E no, senza sbuffare. Compiti. Chi sbuffa per ricevere il regalo, vediamo. Adesso casualmente sono tutte in silenzio, leoncini, guardate bene. Adesso vado a controllare, vediamo se c'è qualche gioco adatto per voi. Voi state in silenzio e non litigate, vi controllo. Uffa, no, i compiti. Appunti, compiti. Volevo giocare subito. Infatti, anche io mi volevo un po' divertire. No. Non ho capito, sorrisa. Vi vedo belle attente. Ragazzi, guardate, stavo pensando di comprare qualche gioco, così poi a casa possiamo giocare tutti insieme. Mike, rimettili subito giù. Va bene, vado a metterli giù. Ma non ho capito perché, non ho fatto niente io. Penso di aver proprio scelto il gioco perfetto per loro tre. No, facciamo una cosa, non ve lo dico, lo vedrete direttamente a casa. Però voi intanto dovete iscrivervi subito al nostro canale, mi raccomando. E provate anche a indovinare scrivendo qua sotto nei commenti quale gioco gli comprerò. Vi do un indizio, si trova qua dietro le mie spalle. Ragazzi, andiamo a casa a fare i compiti, questo video. Concentrate e ascoltate un attimo, dovete andare immediatamente a fare i compiti in camera, forza. Col sorriso. Ma mai? Non è finito? Oh, ora si chiude bene. Arrivo Laura, stavo sistemando la porta che non si chiudeva bene. Guarda se non mi accorgo io. Ogni volta lasciamo le chiavi per i ladri, poi ci lamentiamo se ci vengono a rubare in casa. Oh, mettiamo il nostro posto preferito. Le ragazze sono tornate a studiare? Wow, certo che a me non ascoltano mai, invece tu, quando fai il sergente Laura, ti ascoltano sempre. Ma perché tu sei sempre quello giocherellone tra i due? Compriamo questo, giochiamo insieme. Bisogna avere polso in questo caso. Quindi basta essere duri e dire: ragazze, andate a fare i compiti. Invece tu non ne saresti proprio capace. Anzi, prova, voglio vedere. Provo, Sì. Ragazze, dai, andate a fare i compiti che poi c'è una sorpresa. No, assolutamente no. Ti faccio vedere. Ragazze, andate subito a fare i compiti, mi avete capito? Ma certo, devi fare così
Ragazze, subito fai i compiti, avete capito? Ma perché sei dietro? Devi essere serio. Ragazze, andate a fare i compiti subito. Vabbè, facciamo una cosa. Tu continui a fare il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Vai, lasciamo stare, va. Non so che cosa dire. Mi sono stufata a fare storia e geografia. Tanto non mi servono a niente. Non so, perché anche a me hanno detto di fare i compiti come quelle due. Cosa ne pensi tu, Unicorno? Hai ragione, senza tetto. Ecco, avete visto? Anche l'unicorno mi dà ragione. Dai, va, spingi un po' di più. Oh, ti ho detto che non Ehi, sono. Non discutere, dai, spingi. Ma non puoi giocare con Aurora, Daiano. Non posso, Paolo, non posso, devono fare i compiti. Fagli te i compiti. Bella idea. Che stiamo facendo? Tu aspettami qua, che sennò tu fai sempre la spia. Fermala, non ti muovere. Stanno parlando. Ragazzi, come sta andando? Ma Daniela, perché lo stai studiando? Non ho voglia di fare storia, geografia. Mi sono stufata con questi compiti. Ma capito, ma cosa stai facendo qua con la bambola? Lasci stare sta bambola, che sei una casa. Quante regioni ha l'Italia? Ecco, vedete. Volete diventare come Diana? No, quindi leoncini, voi da casa, mi raccomando, studiate. Senza tetto? E tu che stai facendo là per terra? Ma ti sembra modo di parlare con un pupazzetto? Dai, lasciala anche quello. E tu hai studiato storia? Quando è stata la prima guerra mondiale? Sbrigati, vai, vai, che tu la muoviti, non sei vincente delle capre! Aurora? Cosa stai scrivendo? Sto facendo compiti. Che compiti sono questi? Manzo che ho fatto... Manzo? Manzo! E che cos'è manzo? Stai sventando le materie, che cos'è? Ginnastica artistica sto scrivendo. Ah, ma ginnastica artistica si fa col movimento, giusto? Sì. E tu sei fermo su una sedia, Aurora. Hai studiato matematica? Sì. Qua... E allora devo ancora fare. E non me ne frega niente, quanto fa 2 più 2? 6. Siediti sul letto, muoviti. Muoviti sul letto. Cioè, voi tre dovete vergognarvi. Se Laura vi vede, non posso più giocare con voi! È questo che volete? Volete rovinarmi la vita? Io voglio giocare, è questa bambola che si muove! Io voglio continuare a giocare! Ma se voi non studiate, non si può giocare! Adesso tirate fuori i compiti che ve li faccio io! E non ditelo a nessuno! Veramente ce li fai tu? Vado subito a cercare il mio pulito! Adesso metto io a farmi i compiti. Voi state buone, mi raccomando. Oh, 5 minuti e finisco tutto. Tanto sono 2 cavolate. Voi che non vi ricordo le cose elementari. Allora, questa di Aurora doveva fare i compiti. Alle tabelline. 2 per 2 uguale 4. E poi c'è quello. 2 per 3 uguale 6. 2 per 4 uguale 9. Ragazzi. Oh, che bello che papà ti fa i compiti. Così possiamo giocare, perché mi annoio a fare tutti i compiti. Io geografia l'ho imparato e ci sono 60 regioni. Sì, sì, proprio 60. Chi è che sta passando? Laura! Non so come cambiamo. Facciamo tutti i compiti. Vai, Nacci! Nacci, Nacci! Dai! Ma che state facendo? Ma ragazzi, aspettate, aspettate, aspettate! Cosa c'è? Cosa c'è? Laura, io devo nascondermi, dove mi metto? Sotto le coperte, aiutatemi! Ho capito! Ditemi un attimo! È un altro, Laura! Sedetevi sopra! Quei compiti, ovviamente, quei compiti! Sedetevi sopra di me, veloce! Prendi i compiti! Avete bisogno di una mano? No! Scusate, per caso avete visto papà Mike? Perché lo sto cercando? Sto cercando fuori! Bagno, fuori! Sì, non lo so! Sto
andate, impegnatevi. Io vado a cercare da sola. Wow, che strano. Di solito ci mettono tantissimo a fare questi compiti e invece li hanno quasi finiti. Beh, per una volta non posso lamentarmi di sicuro. Sì, matematica. E fortuna, non ci ha scoperti. Ma c'è papà Mike qua sotto. Mike, ragazzi, mi mancava respiro, mi stavate uccidendo soffocato. E poi, una delle tre ha volato una puzzetta. Chi è stata? Ma chi sei impazzita? Che cosa hai mangiato? La cacca di un cavallo per fare così puzza? Oh, allora ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Mancano tanti compiti ancora, vero? Sì. Sì, papà, però io ho la brioche. Guarda, nella doccia brontola. Cosa volete da me? Boh, non so, delle briochine, dei crackers. Certo, ma no. Ma perché non potete andare a prendere le voi? Perché sono la Laura e c'è che non so così mi può. Ma è casa tua poi. Ho capito. Vabbè, ok, vado a dire cose io. Mi raccomando, sedetevi per terra e fate finta di fare i compiti. Guardate, sì, che gioco. Io ho visto che gioco vi ha preso, ho visto, volete saperlo? Sì. Non so, non l'ho visto, non lo so nemmeno me. Sei così cattiva. Allora, fai prenderci la mano. Dai, dai, ho dai, capito, vai. Ma dovete fare silenzio, dovete capire che non stiamo facendo i compiti. Silenzio. Calma, vai. E sapete come eravate prima, che se non capite. Eravate qua prima, eravate sul letto, svegliatevi. Mannaggia! Mi hanno ascoltato. Sei uguale. Silenzio! Non devo farmi vedere alla Laura, altrimenti mi chiederà dove ero finito. Ok, non c'è. Penso sia andato in giardino. Io non vedo Mike, vabbè. Faccio le mie faccende di casa e chi se ne frega di tutto il resto. Che freddo, c'è un'aria oggi. Sono quasi asciutti per fortuna. Ho un'altra lavatrice da stendere. Che freddo. Ma cosa ci fa la finestra aperta? Sicuramente ci saranno fuori. Allora, qualcosa di speciale per le ragazze. Magari qualcosa con tanto zucchero. Così si attiva il cervello, non fanno i compiti da sole. No. Aspetta. Avevo visto una borsa in cucina con delle caramelle strane. Dov'era? Ecco qua. Ah, sapevo che c'erano delle caramelle strane, guardate, sono tipo dei marshmallow di Halloween. Di Halloween? Ma sì, chi se ne frega, sono di Halloween, ma sono sempre marshmallow, no? Stai diventando la qua, non ti nessuno si accorge. Ragazzi, sto arrivando con il cibo. Ragazze, guardate che cosa ho portato. Ma che cos'è? Ma non si vede. Cosa sono? Non ho capito, Laura, cosa sono? Marshmallow! È sempre ubriaco, marshmallow! Hai una cosa senza detto? Sì! Non lo so che tu non l'hai mai provato! Ma è di Halloween, ora non siamo a... Ma che te frega, venite qua, dai! Pausa, due minuti, poggiate i fogli e venite qua, su mangiare la papà! Dai, ho fame, tanta fame! Ho capito! Allora, oh, calme, sembrate i cani, quando devo andare a mangiare! State calme, una per ciascuno! Una per te! Che colore vuoi, bianco o gialla? Bianco. Perfetto, sono tutto giallo. Ma se io lo voglio bianco? Bianco, bianco, bianco. Allora, lo prendi o no? No, 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 tieni. Dai! Aspetta, ti ha detto giallo o bianco? È giallo. Perfetto, anche fai bianco allora. Ma fa lo schifo! Sta venendo la febbre! Fa lo schifo! Era una sostanza stranissima. Quanto siete esagerati. Poi, Aurora, come fa a venirti la febbre con un marshmallow? Dai, ragazzi, vi state facendo arrabbiare. Siete detto, mangialo. Aurora, mangia. Diana, mangia. Voglio assaggiare. Diana, non me ne frega una mazza. Voglio assaggiare. Questi cosi sono costati soldi. Ho io rischiato la vita per questi marshmallow. Con la Laura mi trovava. Mangia. No. Diana, dico alla Laura che non hai fatto i compiti. No. Oh, là. Ragazzi, volevate la merenda? Mangiatene un altro! Non mangiare più! Ragazzi, questi qua sono pieni di zuccheri, vi fanno bene, fidatevi, erano di là su un sacchetto, non so perché. No, dai, no, no, dai, mangiatene no, un po'. No, ragazzi, dovete mangiare. Uno. Va bene, dai. Oh,
sono buono, che state dicendo ragazzi? E allora se dai mangiamo un sacco di questi cori. Maschio, certo, ti fanno schifo! Mangi, stai zitta! Che prendo un blocco? Ne vuoi un po' le busta! Non ho mai fatto stare. Guarda, ragazzi! La pausa è finita! Se puoi fare le prove, ce ne sono ancora! Mike, forse ne hai comprato un po' schifo! Ma che dici, stai zitta? Ma non dire che volate! Che mal di pancia! Mi devo vomitare! Oh, Fabio, sto male! Ragazzi, devo dire la Laura, sto male troppo! Mi viene anche a vomitare! Laura, dove sei? Mi sta venendo la febbre! Laura, vieni! Sto male! Ma cosa è successo? Apri! Non lo so, fammi sentire! Allora, innanzitutto entriamo in casa che c'è troppo vento, fa freddo fuori. Siediti qua, vieni. Oh, poveretta, togli le scarpine e controlliamo. Sì, che ci distendiamo, Auri. No, non ti faccio più da vomitare. In che senso? Aurora, aspettami. Che mal di pancia. Diana, sì, mangiamo qui. Io devo andare un attimino a vomitare. Non combinare niente. Va a vomitare in giro. Devo andare in bagno, aspetta, mi vado prima io! Aurora, devo vomitare anch'io! Aurora, sono inizio! Ma che sono di lui? Ragazze! Cosa sta succedendo? Avete finito di fare i compiti, quindi potete anche smetterla di far finta, sapete? Non non stiamo facendo più finta, Laura, io che è finta non le fare, non che devo fare i compiti. Mai che c'è l'altro, se li ma non ho capito niente, ragazze! Cosa sta succedendo? Fatemi uscire da questo bagno prima che mi prendo qualcosa pure io! Che schifo! Ma fatemi pensare, cosa potrebbero aver mangiato? Il pongo! Aurora lo mangia sempre, gli dico sempre che non deve farlo! Fatemi vedere qua! Ma io non vedo niente! Cosa ci fanno queste caramelle in camera di Aurora? Le avevo buttate questa mattina vicino al cestino! Perché sì, sapete, sono caramelle di Halloween e sono scadute il 6 di novembre, ovvero 6 mesi fa, anzi forse di più! E perché ero in camera di Aurora? Non mi dire che qualcuno le ha mangiate e ora stanno vomitando per questo motivo! Non ci posso credere! Cosa posso fare ora? Ragazze, ma chi è? Che tipo in tre gli è venuta la malsana idea di mangiare queste caramelle scadute vicino al cestino? Io non ho parole! Voi continuate a vomitare finché non riuscirete a tirarli fuori tutti! E anche oggi le ragazze giocheranno domani o chissà quando. Voi intanto mi raccomando, iscrivetevi subito al nostro canale e attivate la campanellina per non perdere nessun video. Ma a proposito, volete vedere il gioco che gli avevo comprato? Ragazzi, l'ho nascosto proprio qua dentro, così che loro non possono vederlo. Ta-da! I walkie-talkie della polizia! Solo che servono almeno 2 persone per giocarci. Io? Vado a giocare insieme a lui, ciao! Guardate come sono bella io! Cosa stai dicendo? Io sono il più bello! Sì, sì, come no! Guardate me, con i miei capelli da bullo! Questo qua? No, mi è caduto un pop! Ah, Laura! Vieni qua un attimo che dobbiamo fare una cosa bella insieme! Vieni qua, non ti preoccupare! Dimmi, dobbiamo fare qualcosa di entusiasmante! Sorprendimi! Qualcosa di davvero divertente! Un gioco! Io mi chino, tu sali sulle mie spalle! Mi alzo e mi prendi il pop che mi è caduto là dietro perché non ci arrivo, sono troppo basso! Ma che brutta idea, ma... Non hai niente di quel pop, lascialo là e fagli prendere un po' di polvere! Io piuttosto sto pensando a una cosa molto carina da fare insieme ai 3 ragazzi in cameretta.
Perché non andiamo a farci un giro tutti insieme al centro commerciale? Che cosa? Ma sei fuori? Ma hai sentito che freddo che fa fuori? Ma ci saranno 3 gradi! No, tu sei pazza, sei pazza! Laura, bisogna stare in casa, il caldo! Non so cosa fare, però non possiamo andare fuori. Oh, mi sarei aspettato una tua risposta del genere. Quando mai mi dici di sì a qualcosa? Ma sai cosa ti dico? Io vado a chiederlo comunque, ragazzi. Non si sa mai che mi dicono di sì. E ti lasciamo a casa da solo. Io sono un po' bella perché ho anche le telecine. Io sono più bello, guardate che Cristo da voi. No. Scusate? Posso farvi una domanda? Sì, certo! Ma non è che mi va di andare a fare un giro al centro commerciale? No! Cosa facciamo? Non so, andiamo a fare un po' di shopping? No! O andiamo a mangiarci qualcosa? No! Bene, bene. Torno di là. Oh, non ci sono più i ragazzi di una volta. Io mi ricordo che quando ero piccola e i miei genitori mi chiedevano di andare a fare un giro, io rispondevo sempre di sì a tutto. Allora, cosa ti hanno risposto? Ferma, 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 non serve che mi dici la risposta. Scommettiamo che la indovino, però prima, leoncini, mi raccomando, voi da casa iscrivetevi subito al canale, attivate la campanellina, ma soprattutto, guardate cosa faccio adesso, mettete tantissimi... mi piace! E ora posso dirti la risposta. I ragazzi ti hanno detto di... No! Non voglio la venire! Esatto! Lo sapevo! Io la Loretta non volevo fare le cose al centro commerciale, mi faceva schifo! Ma sai che forse ho capito perché mi hanno detto di no? Perché loro sono dei maschi! Anche se c'è Aurora di mezzo che ultimamente viene influenzata tanto da quei due. Ma Auri... ma Laura ti chiede spesso di andare al centro commerciale a fare shopping con lei? Che schifo! Io mi ricordo che andavo con mia mamma. A me una volta mi piaceva andare, però adesso sono una bulla, non mi piace andare più. Mi piace stare a casa. Aspettate un secondo tutti e due. Il gruppo di bulli ha un capo e per questo gruppo il più adatto sarei io. No, John. Chi l'ha detto che devi essere tu il capo? Ho capito che tu sei il bullo dei bulli, però... No, ha ragione Mattia. Secondo me dovete fare una sfida voi due e il più forte diventerà in capo. Tanto io non gareggio perché sono una ragazza. Forza ragazzi, iniziate! Io ho un'idea. E se gareggiamo a braccia di ferro? Va bene, beh, tanto vinco io. Sistemare la casa e non vuoi fare niente insieme a me? Sai cosa ti dico che dobbiamo fare adesso? Andiamo in giardino e togli tutte le luci di Natale che sono ancora attaccate al bordo delle nostre finestre di casa. Ah, Laura, ma non possiamo lasciarle per l'anno prossimo. Mancano 11 mesi e 11 mesi e mezzo. No. Va bene, però fuori fa freddo. È come prima il problema. Mi coprirò bene, so già come fare. Aspettami qua. Oh, quanto è lento. Mike, muoviti. Arrivando. Così sicuramente non avrò problemi col freddo. E voi che ne dite, leoncini? Mi sono o non mi sono coperto abbastanza bene? Laura, potrei vivere anche dentro un igloo. E voi sapete che cos'è un igloo? No, ma dai ragazzi, sono quelle cose di ghiaccio giganti, le case di ghiaccio dove ci puoi vivere dentro. E non avrei neanche freddo io.
Missione luci di Natale, arrivando! Guardate, guardate quante luci di Natale abbiamo ancora attaccato alla finestra. Eppure Natale è già passato da un sacco di settimane. Quindi Mike, vedi questo pezzettino di scotch? Tu devi toglierlo, prendere tutte le luci e portarle in garage, pronte per l'anno prossimo. Ho capito Laura, praticamente tu mi hai detto di fare proprio così. Prendo il pezzettino di scotch, lo tiro e lo butto via e portiamo le luci in garage, giusto? Sì, non mi sembra una spiegazione difficile. Perché? Perché secondo me ci mettiamo tantissimo, fra 3 ore siamo ancora qua. Invece se prendiamo questo pezzettino e lo teniamo così, guarda che veloce che facciamo, Laura! Ho già finito, hai visto? Guarda, sono diventato un albero di Natale! Mattia, Aurora, davvero bullo? Decido io cosa fare adesso. Dai, voglio saperlo subito. Dicelo adesso. Sentiamo, cosa hai da dire adesso? Vi ricordate nello scorso video cosa ha detto Laura? Mentre stavamo uscendo di casa? E voi lucini da casa, ve lo ricordate? No, aspettate un attimo. Voi non andate da nessuna parte. Diamo andare a prendere il bullo. Sì, esatto. Dai, andiamo. Sì, sì. No, ma che sì. Ma dove volete andare voi tre piccolini? Dovete stare a casa con noi. Il massimo che potete fare è giocare con le caramelle, con le macchinine, a truccarvi. Non potete andare da nessuna parte, già ve lo dico. Questa volta, anche se Laura non vuole, dobbiamo uscire da casa. Dobbiamo andare dal bullo Giacomo e dare una bella lezione. Ma ovviamente non dovete dirlo a papà Mike e Laura, sennò ci scoprono di nuovo. Sì, sono pronto. No, io non voglio andare al bullo Giacomo. E io ho tanta paura. E Laura gli ha detto che è pericoloso. Quindi non ci andiamo. Beh, Mattia, sapevo che Aurora non era una vera bulla come noi due. Eh sì, cosa ci posso fare? Mica posso costringerla. E comunque, adesso cosa facciamo? Iniziamo ad andare in cucina a mangiare qualcosa, perché ho fame. Sì, anch'io ho un po' un langurino. Però, e poi cosa facciamo? Restiamo qua a casa, chiusi in casa, a annoiarci? Non ti preoccupare, penso io a qualcos'altro. Sapete cosa gli dico? Voi andate a fare quello che volete e io sto qui in camera mia a giocare un po' da sola. Ma John, e cosa possiamo mangiare? Mangiamo un po' di cioccolato, caramelle, così ci passa un po' la fame. Ma cos'è questo? Oh, il carbone! Io amo il carbone. Anch'io. Non è cattivo come pensate. È molto dolce. E comunque a noi bulli arriva tanto carbone e è buonissimo. Ma sapete perché? Perché siamo tanto cattivi. Visto che io mangio sempre il carbone, voglio mangiare qualcos'altro. Vediamo cosa c'è qua dentro. Va bene, mi prendo questo. Ma ho sentito un rumore di cibo. Qualcuno sta mangiando lucini. Scrivetelo sotto nei commenti. Se sapete chi è, iscrivetevi subito al canale. Attivate la campanellina e mettete tantissime mi piace per non perdere nessun video. Ora vado a vedere la cucina. Wow! Aurora, tu non puoi stare con noi perché tu non sei una vera bulla. Sì, hai ragione, John. Vai, gioca con i tuoi giochetti e vai in cameretta tua, no? Uffa, voi siete proprio antipatici. Ciao, vado a giocare in camera mia. Sono proprio triste e sono anche arrabbiata con mio fidanzato Mattia. Non si è mai comportato così male con me. Adesso che è diventato bullo come Joan, mi trovo male e io piango. Voglio andare da papà Mike e Laura e glielo dico subito di Mattia. Sapete cosa gli dico? Io non voglio essere più una bulla, voglio essere una bambina normale. Voglio essere solo Aurora e non essere con queste ciocche. Ragazzi, ai bambini insegno come si mette il giubbotto. Li mettete dove c'è il cappuccio, poi prendete le due mani che rimane e lanciate e mettete il giubbotto e poi le allacciate. Aspettate un po' di ficcino. Ecco fatto, raggiungo papà e la Laura. Ah, ho dimenticato una cosa, gli scarpe.
a mettermele. Ho quasi finito. Li metto quasi 20 di piatto per prendere fuori. E anche il cappello dopo li servirà. Ecco, ora sono perfetta. Aurora sta uscendo di casa. E Mattia, io ho un piano perfetto. Allora dillo, 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 John. Che piano? La faremo pagare ad Aurora, visto che si è girato le spalle. E in che senso, John? Prima era una bulla come noi, adesso è diventata l'Aurora di una volta. Questa cosa non mi sta affatto bene. Quindi quando Aurora esce di casa, vieni in camera con me e ti dico cosa facciamo. Va bene, io ti ascolto. Ragazzi, così ci vediamo dopo. Ok, Laura e papà, dove siete? Perché devo dirvi una cosa importante. Venite, dai, dai, dai. Oh, sono ancora tutti bagnati. Mai, dai, per favore, vieni qua. Sei sempre lì che controlli la piscina, anche quando è inverno e non c'è niente da fare. Devo portare dentro questo maledetto stendino. Mannaggia. Dai, Mike, aiutami! Devo portare dentro questo maledetto stendino. Brontola! Sentitela! Dai, Mike, aiutami! Piscinetta, mi manchi così tanto! Vedrai che quest'estate ci divertiamo tanto! Poi ho anche dei nuovi amici da presentarti che l'estate scorsa non c'erano! Joa, Mattia, Diana, la maestra, la mamma di Diana! Sai, ho anche una figlia adesso, vedrai! Ah. Wow! È proprio piena d'acqua! Mattia e Joan, loro cosa hanno fatto adesso? Non ho, io che sto con loro perché non sono più una bulla. Ah, meno male che non sei una bulla. Aurora, torna in te, eri molto più simpatica prima. Ma comunque continua, ti ascolto. Mike, vieni a sentire Aurora, per favore. Vado a chiamarlo io, Laura, stai tranquilla. Papà! Ancora con questa piscina! Cosa ci fai da fuori, Aurora? Cosa vuoi? Perché, cosa vuoi? Finché io l'ho aperta che ti penso. Hai problemi di memoria, secondo me, Aurora. Mi ricordo, mi ricordo. Però tu devi aiutarmi con i bulli, perché c'è una cosa importantissima. I bulli, io ero bulla, però loro non sono più amiche miei, perché io non sono più bulla. Ma però io sono arrabbiata e sono triste con mio fidanzato, perché Mattia li ha lasciati. Ah, non ho capito niente, Aurora. Eri una bulla, poi non eri più una bulla, e poi hai litigato con tuo fidanzato, sei triste perché ti ha lasciato. In sintesi, l'altra volta avevo visto che tu, Mattia e John eravate diventati dei bulli. Quindi adesso non sei più bulla. Esattamente, non sono più bulla. Però loro fanno rispetti e non vogliono più che sto con loro. E io, quindi, ho deciso di lavorare e stare con te e la Laura. Dai, andiamo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare in camera. Aspetta, però io devo andare al bagno. Va bene, ok, però fai veloce. Sì, sì. Io voglio discutere i giochi di Aurora, ma come posso fare? Soprattutto, quali sono i suoi giochi preferiti? Fammi pensare. Sì, quel gioco. Sì, ma anche questo mi piace. John, sono arrivato e ho finito. Ora ti posso dire cosa facciamo. Allora cosa? Distruggiamo tutti i giochi di Aurora e li buttiamo in giardino. Sicuro, John? Aurora si arrabbierà così tanto che non ti perdonerà mai e poi mai più. Non me ne frega più di Aurora. Ormai io sono un bullo. Forza, iniziamo. Mattia? Mattia, cerca la bambola rosa. Ok, e comunque tu non mi comandi. Però come questa volta. Allora, questo no. Questo no, questo è marrone perché non ci sono. Cerca meglio così, io sto cercando altri giochi. Allora adesso devo cercare qua. Non c'è niente, non c'è. Oh, Giove! Sì, bravo, Mattia, ora cerca la lavatrice. Ok, allora,
pianeta di Aurora. Allora, fare un vestito questo e questo. Questo non c'entra niente. Dai, ti avete tutti questi giochi? Sì, certo, perché non sono mica cieco, eh. Ok, perfetto. Prendiamo uno a uno un gioco e le buttiamo tranquillamente fuori dalla finestra. E entrano direttamente in giardino. Gian, sei sicuro? Questi sono i giochi preferiti di Aurora. Esattamente, iniziamo subito perché io non ho per niente tempo da perdere. E adesso apriamo la finestra. Okay. Ok. E la zanzariera. Perfetto, guarda la bombola. E via il ferratino. E ora la via la lavatrice. E adesso la sua preferita, la lavagna. E ora la bambola. Ora Aurora si arrabbierà tantissimo. È vero, e dopo ti ucciderà. Mattia, è proprio qua che te ti sbagli. Aurora non ci troverà perché noi ti nasconderemo. Bella zio, ma il problema è dove ci nascondiamo. Ah, tu vai sotto le coperte e io dietro la porta. Mattia, nasconditi sotto con le coperte. Vai, 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 veloce, vabbè, vai sotto, veloce. Io devo nascondermi dietro la porta. Questo non serve. Non mi vedrà nessuno. Speriamo bene. Comunque è molto soffice. Ragazzi, l'ho detto a Laura e papà Michael che mi sgridano. Dove li siete nascosti, per caso? Dove sono? Dove è la mia bambola preferita? Dove è la mia lavagnetta? Dove sono i miei lavastoviglie? Dove sono quelle cose? Perché la camera è così in disordine e la bambina li hanno rubata? Non so dov'è adesso, però. Papà, Laura, mi dai la papà! Auri, ma perché urli? Laura, sbrigati, c'è la bambina che sta piangendo, non so cosa sia successo. Quello pensa ai panni, pensa. Devo fare tutto io. Arrivo io, non ti preoccupare. Cos'è successo adesso, leoncini, mannaggia. Laura, papà, non è colpa mia, ma non lo so chi sono stati, vi prego, venite, non ho fatto niente io. Leoncini, voi sapete dove sono finiti Joe e Mattia? Sì. Iscrivetevi subito al nostro canale. Attivate la campanellina e mettete tantissimi mi piace per non perdere su video. Papà, Laura, muovetevi! Laura, ti ho detto che non va bene! Questa casetta che abbiamo trovato! Laura, ti ho detto che non va bene! Questa casetta che abbiamo trovato è troppo piccola! Ci serve qualcosa di più grande! Papà, va super bene questa casetta! Ragione Auri, in fondo dobbiamo stare solamente per 3 giorni qua dentro e poi torneremo a casa nostra. Leoncini, vi spiego cosa sta succedendo. Sicuramente non avete capito niente. Siamo venuti io, Mike, Laura e Bao qui in vacanza 3 giorni e rilassarci un po'. Però questa casa papà Mike non gli piace. Insomma, avete capito cosa vi ha detto la piccola Aurora? Mike vuole cambiare casa. Ma io e Aurora? Assolutamente no! Non vogliamo andare a cercarne nessun'altra. Ci va bene questo e non vogliamo sprecare i nostri 3 giorni di tranquillità per andare a cercare un altro appartamento, un'altra casetta, un'altra villetta. Ci va bene questa? Allora facciamo una cosa, non vi preoccupate. Voi fate quello che dovete fare, fate il giro per la vostra città e io intanto cercherò su Airbnb una location più carina. Quando l'ho trovata vi chiamo e vi raggiungete. Vi va bene? Sì, papà, va bene. Basta che non ci rompi le scatole, vai, vai. Certo che in questa famiglia pure in vacanza si litiga sempre. Mamma mia. Destra. E avanti. Fino all'albero. Ok. Dovrei essere arrivato. Ma io non vedo nessuno. Ah, vi spiego. Leoncini, ho appena chiamato una persona che dovrò poi forse richiamare. Quindi adesso vi racconto tutto. Aspettate un attimo.
Allora, ultima chiamata. Eccola. Sì? Sì, salve, sono Papa Mike, quello del canale Mike Aurora. Sì, sì, sono proprio sì, quello che l'ha chiamato prima. Io sono arrivato dove mi ha detto, in centro di questa città, dove c'è un albero di Natale. Ah, ok, l'aspetto qua, va bene, grazie mille, grazie, grazie. Ho trovato la casa perfetta, era proprio quello che cercavamo. Allora, ho trovato una bellissima inserzione su un annuncio pubblicitario dove diceva che c'era una casa bellissima. Vedrete che questa volta sorprenderò Aurora e Laura e gli farò fare una vacanza da sogno. Ora devo solo aspettare la donna che affitta questa casa che me la mostri. Sono in ritardo, sono in ritardo. Speriamo che il mio cliente affitti la casa. Laura, perché ti stiamo illuminando la giornata a vedere Papa Mike? Stai buona, Auri, non mi disturbare. Lo stiamo seguendo perché io non mi fido tanto di lui. Sai che combina sempre dei guai? E questa volta lo fermeremo in tempo prima che ne combini uno ancora più grosso. Ci stai? Sì, quindi, bella idea. Bella idea, Auri. Ora stiamo qua e attendiamo, vediamo cosa fa. Anche se io non ci riesco a capire cosa combina questa volta. Lo so, Auri, però questa volta è meglio prevenire quello che potrebbe combinare. Auri, abbassati, abbassati! Sta guardando una persona! Non ci credo! Si sta incontrando con una ragazza. Poi saranno fidanzati. Cosa lo stai dicendo? Dovrebbe essere la proprietaria della casa vacanza dove vuole andare lui. Hai proprio ragione, Laura. Aspetta, osserviamo meglio. Laura, stiamo in silenzio e guardiamo. Hai ragione, Laura, abbassiamoci però. Oh. Albero, albero, albero. Ma sei tu mai quello che mi ha telefonato? Salve signora, sì, sono io. Ah, ma è giovanissima. Piacere, Papa Mike. Volevo dire solo Mike, sono abituato a presentarmi con Papa Mike. Lei è la proprietaria della casa? Sì, sono io. Oh, l'ho vista, è davvero bellissima. Allora le spiego, ho una compagna e una bambina che rompono un sacco le scatole. E devo farvi una bella sorpresa con questa super casa. La consiglio. Ok, andiamo a vederla, che dice? Certo. Ma che sta combinando mia sorella? Ha già problemi con il suo di fidanzato. Per fortuna che ci sono io che la controllo e la seguirò fino alla fine. Questa volta non riuscirà a sfuggirmi. La volta scorsa mi era scappata. Oh, che prego, signore, l'accompagno a vedere la casa. Grazie, sì, ha ragione. Però non mi dire del signore, mi fa sentire vecchio. Sono giovanissimo io. Ha ragione. Guardalo, si stanno muovendo. Andiamo, Auri. Vai, Laura, vieni! Non farti sentire! Quanto manca? Mi scusi! Oh, che bella! Su è tutta la casa, ci sono due bagni, due camere, una cucina, un salotto. È perfetto, guardi, noi siamo solo in tre, ma in realtà siamo in quattro, che c'è anche Bau, che è un cagnolino molto particolare. Però è perfetta. Allora, guardi, la zona va benissimo, tanto non la conosciamo perché noi siamo in vacanza. Si può andare a vedere? Possiamo andare a vederla subito? Certo, ho le chiavi di casa e del cancello, che almeno potete entrare con la macchina e c'è un giardino spaziosissimo anche per la bambina. Certo, entriamo subito. Ci vediamo fra poco. Laura, ma dov'è papà Mike? Non lo so, Aurora. Per vedere una casa ci sta mettendo davvero tanto. Solitamente ci si impiega, non lo so, 5 minuti. Forse sarà una sorpresa, boh, non lo so. E che sorpresa deve essere? Che sta combinando mia sorella? È salita con quel ragazzo da ben 10 minuti. Mi sto preoccupando. Oh, grazie, è bellissima. Guardi, le do già conferma. Dopo le faccio il bonifico di quello che devo fare, eccetera, eccetera. Però... ho sentito che mi ha detto, le piace questa casa. Non mi dia del lei, sono un ragazzo giovane. Abbiamo la stessa età quasi. Beh, che dice? Andiamo a firmare un contrattino o qualcosa? Certo, andiamo a bere un caffè anche. Un caffè? E chi glielo dice a Laura? Davvero carino questo ragazzo, quasi quasi. Ma sì, cosa vuoi che succeda? Allora, andiamo a prendere questo caffè? Sì, sì, scusa, stavo pensando ad una cosa. Certo, ti porto io in un bar bellissimo, andiamo. Comunque è proprio bello il tuo giubbotto. Davvero, ti piace? È nuovo, sai, me l'ha regalato. Non so neanche chi me l'ha regalato. Comunque, anche il tuo maglione è davvero carino. Arancione, guarda, siamo super colorati entrambi. Sembriamo modalità Natale, però ormai è passato. Vabbè. È molto simpatica, sai. Guarda, Laura, si sta muovendo, andiamo. Vai, Auri. Oh, ma tu chi sei? Chi sei? Ma chi siete voi?
scusa, puoi spostarti per favore? Che stiamo guardando una persona molto importante. Ci serve questa colonna, grazie. No, spostatevi voi. Oh! Prima io, anche io devo guardare una persona. Ehi, non ti spingono le persone. L'hai fatto male, chiedimi scusa. Io non devo chiedere scusa a nessuno. C'ero qua prima io e voi siete venuti a disturbarmi. Però noi stiamo cercando di fermare mio papà. Anch'io sto cercando di fermare mia sorella. Ok, allora siamo in squadra, noi due. Ma che squadra, Aurora? Non so neanche chi è questa tizia. Secondo me, papà Mike, cioè il mio fidanzato che è il suo papà, è insieme a mia sorella. E dove stanno andando adesso? Boh, ragazzi, stanno andando via. Andiamo a seguirli. Andiamo, ragazzi. Salve, io chiedo un caffè macchiato freddo. E un caffè normale, grazie. È un caffè normale. Oh, perfetto, è molto carino. Ma prego. Grazie. Ma che lo faccio sempre anche con Laura, la mia fidanzata. No, non lo faccio quasi mai, però ci tenevo a farlo perché mi ha trovato una bella location. Beh, aspettiamo che arrivi il caffè adesso. Grazie. Bellissimo così. Oh, guarda che bello! Non ho mai visto un brichetto di latte così, c'è proprio scritto latte. Ma ne vuoi un po'? No, grazie, grazie. Ok, me lo tengo tutto io. Ma tu cosa fai nel tempo libero? Io ho un canale YouTube molto carino, ma e invece tu raccontami un po'. Per caso hai un fidanzato? Sì, ce l'ho, ma litighiamo sempre ormai. E vorrei trovarmi un ragazzo più bello, più bravo, con gli occhi azzurri, biondo, alto. Insomma, un po' simile a te. Ah, ho capito, sì, è che io, sai, sfortunatamente sono impegnato con una ragazza che è già alta così. Sì, Laura non è molto alta. E voi che ne pensate, Leoncini? Ah, però mi raccomando, iscrivetevi al canale e così vediamo cosa succede in questo video. Ma soprattutto attivate la campanellina e lasciate tantissimi mi piace. Eccoli sulla mare, nascondiamoci questo palo. Oh, aspettatemi, ragazze. Sì, forse ci vedono, dobbiamo cambiare nascondiglio. Sì. Ci sono troppe piante qua. Guarda cosa stanno facendo, stanno bevendo il caffè insieme. È vero, e stanno parlando di qualcosa, non ho capito, solo ho solo sentito biondo. Sì, oh, anch'io. Proviamo a osservarli meglio. Ehi, scusami, posso farti una domanda? Sì. Ma per caso tua sorella è fidanzata? Sì, ma fa molti casini con il suo fidanzato. Cioè, litigano tanto? Sì. Ah, quindi non vanno d'accordo? No, no. Oh no! Magari gli piace mio papà. Allora vieni qua, chiediglielo tu per favore. Ma a tua sorella piace il mio papà? Allora, credeti no! Ragazzi, non ci sto più capendo niente. Ah, sei proprio carino comunque. Oh, davvero, grazie. Anche tu sei una bellissima ragazza. Oh, mannaggia, mi sto arrabbiando. Non capisco perché Mike doveva andare solamente a vedere la casa e invece è andato persino al bar a bere un caffè con questa ragazza che tra l'altro è molto carina. Sono arrabbiato di nuovo, mannaggia. Ma? Hai sentito anche te quel super rumore? Sì, ma non so cos'era. Ma quella è Aurora. E c'è pure Laura. Ma oltre a quelle due ragazze che non conosco, c'è anche mia sorella Beatrice. Come tua sorella Beatrice? Sì, comunque quella sarebbe la mia ragazza e l'altra è mia figlia. Secondo me mi stanno seguendo perché non si fidano mai di me, dicono che combino sempre qualche guaio. Anche mia sorella mi segue per lo stesso motivo. Oh, cosa facciamo? Che facciamo con quello scherzo? Adesso sai cosa facciamo? Quando loro non se l'aspettano, noi scappiamo e li seminiamo, ci stai? Idea. Ok, siamo pronti. No, ma fai piano! Hai fatto un casino con quel calcio. Lo so, ragazze, scusatemi, non ho fatto apposta, ma sono davvero arrabbiata e per sbaglio
dato un calcio al portabiciclette. Secondo me ci hanno sentito, Laura, per colpa tua. Speriamo di no, se no il nostro piano è andato in fumo. Oh, scusatemi, adesso mi fate sentire in colpa. Però non preoccupatevi, ho un'idea. Abbassiamoci tutte quante. Così, se loro ci sentono e si girano, non ci vedono! E penseranno che il rumore non l'abbiamo fatto noi. Si sono bocciati! Piacere, piacere! Piacere, non te l'ho fregato! Basta, basta, basta! Basta. Andiamola davanti e cerchiamoli, sì, dappertutto! Sì, hai proprio ragione, dai, andiamo! Forza! E ora proprio su questo tavolino! Mike, dove sei finito? Vieni fuori! Oh, mannaggia te! Papà! Sei nascosta sotto il tavolino! Noi ti volevamo solo spiare perché ci manchi! Sorellona, dove sei finita? Anche questa volta sei riuscita a scappare! Guarda! Che se non vieni fuori lo dico al tuo fidanzato e poi saranno cavoli tuoi perché litigherete ancora. Penso che qua vada più che bene. Sono stati anni che non correvo così tanto. Anche io. Ascolta, penso che abbiamo creato una situazione davvero molto difficile. Se ci trovano insieme, quelle tre ci distruggono. Ascolta, sono sincero, mi sono trovato davvero bene con te. Facciamo che ti lascio il mio numero di telefono. Va bene, dai, prendo il telefono. Sì, vai, scrivi pure, non ti preoccupare. Scrivi, scrivi, scrivi. 3 4 5 2 1 1 6 7 8 9. Ok? Salvato. Ok, io mi chiamo Mike, comunque. Ascolta, è stato un piacere. Anche per la casa lasciamo stare, che se ci hanno, sì, visto insieme è un casino. Sì. Ci risentiamo, che non ti preoccupare. Io vado di là e tu vai di qua, sì, ok? Ciao! Ciao, è stato un piacere! Ciao! Oh. Davvero molto simpatica. Per una volta che trovo un'amica devo per forza lasciarla andare. Vabbè, torno verso l'Airbnb. Era davvero un bel ragazzo. Anzi, era anche più bello del mio. Però almeno il suo numero. Mia sorella è riuscita a scappare di nuovo. Tutta colpa di quella Laura e Aurora. Non mi dovevo fidare di loro. Dovevo star lì da sola, così mia sorella non sarebbe scappata. Me ne torno a casa come una perdente. Ma quel ragazzo che è appena passato non era quello che era con mia sorella? Ehi tu! Tu? Sì? Tu sei il ragazzo che era al tavolo con mia sorella? No, no, ti stai sicuro che ti stai sbagliando? Sì, sì, sì. No, io sto uscendo dal supermercato, però sono appena uscito. Ti stai sbagliando? Io mi ricordo bene di te. Giubbetto bianco, maglione verde. No, ti stai sbagliando. Guarda che sono appena andato a fare la spesa. Secondo me, bambina, hai sbagliato persona. No. Sei tu che stai bevendo un caffè con mia sorella. Non prendermi in giro. Va bene, lo ammetto. Ero io, però stai tranquilla. Sono solo andato al bar a bere un caffè per fare un contratto di una casa. Non abbiamo fatto niente di che. Ci siamo solo un attimino conosciuti. Mia sorella è già fidanzata e tu non presentarti mai più con lei. Hai capito bene? Non farti più vedere da me. E ora guarisci. Madonna, ma stai tranquilla. Ma siete un branco di pazzi voi ragazzi d'oggi. Ma cosa ho fatto di male? Io volevo solo prendere una location diversa. Vado via, stai calma. Oh, Leoncini, è pazza quella. Quanto sono bella! Questa non mi piace. Ehi! Ti abbiamo trovata! Prendi via quel telefono! Ora dobbiamo fare un discorsetto noi tre! Hai ragione, Laura! E voi chi diavolo siete? Io sono Aurora! E io sono Laura! Prima eri con mio papà! Ben detto, Auri! E al
mi devi spiegare perché stavi bevendo un caffè con il mio fidanzato e dovevi solo vedere una casa con lui. Dai, devi spiegarci queste cose, muoviti. Innanzitutto non sapevo fosse fidanzato e poi è un bel ragazzo. Che cosa? Ho fatto solo un complimento, non ho offeso. Leoncini, questa ragazza non mi sta affatto simpatica. Se anche voi la pensate come me, dovete iscrivervi subito al nostro canale, attivare la campanellina e mettere tantissimi mi piace per non perdere nessun video. E ora devi sparire dalla mia vista e quella di Aurora. Ma una cosa, tu non verrai mai più e te ne andrai via per sempre. Ma andatevi a voi, non so neanche chi siete, dai, per favore. Ma stai scherzando, spero. Aurora, dobbiamo fargliela pagare. Io proporrei innanzitutto di fargli un bello sgambetto, così cade per terra. Hai ragione, Teo. Però chiediamo aiuto ai nostri amici di casa. Hai ragione, Auri. Facciamo decidere proprio a voi da casa. Dovete scriverci qua sotto nei commenti che cosa potremmo fargli a questa ragazza per fargliela pagare. Nel prossimo video, ovviamente. Ma guarda queste due, si credono di essere le dive. Quando qui la più bella rimarrò io. Ciao ragazzi.